Amici di Sport Perugia, ben ritrovati, buonasera, che piacere rivedervi in questo spazio allo sport. L'idea di dare visibilità a quegli sport che diciamo solo per questioni appunto di visibilità riteniamo minori, ma che invece soprattutto nel nostro territorio a Perugia hanno un'importanza davvero fondamentale nello sviluppo dello sport. Oggi con noi parleremo di ginnastica ritmica, abbiamo la società Forte Braccio e con me due ospiti molto importanti, perché in questi giorni di ginnastica ritmica, grazie alla Forte Braccio, a Perugia se ne è parlato tanto, non solo nel nostro territorio, ma in giro per l'Italia, quindi abbiamo pensato di dare la giusta visibilità a questa società, di cui spesso diamo anche menzione attraverso quelli che sono i nostri iscritti, attraverso appunto sportperugia.it. E oggi con noi abbiamo il tecnico, che è Svetlana, il cognome lo pronunci tu perché almeno non mi metti. Dordzinevska Svetlana. Perfetto, quindi chiaramente le origini non sono italiane, ma Svetlana è da 8 anni in Italia, è il tecnico di questa squadra che ha ottenuto nei giorni scorsi la promozione in Serie A2, che ha ottenuto altri titoli e che è pronta, mentre noi stiamo registrando e probabilmente andremo in onda sul canale 13 di Rete Sole, si giocherà in Piemonte, a Torino, un altro importante traguardo. E vicino a me, alla mia destra, c'è il capitano Vittoria Laliscia. Buonasera Vittoria. Buonasera. Ben trovata, la Liscia Vittoria, che è un cognome insomma, che dello sport perugino porta diciamo, i colori di Perugia in giro per il mondo, non solo nella ginnastica ritmica. Costanza, tua sorella, è davvero molto brava nell'endurance. Abbiamo avuto, è una campionessa, abbiamo avuto la possibilità nelle precedenti settimane di parlare anche con tuo papà, che è un imprenditore nel mondo dello sport, non Vero, di poco vero. conto. Quindi mi fa piacere poter intervistare anche te, così da giornalista completo la famiglia. Almeno tutti e tre gli esponenti sono stati intervistati. Allora, Svetlana, parliamo di questa bellissima realtà della Forte Braccio, della ginnastica ritmica, perché lo possiamo dire, io l'ho annunciato un po' in apertura, siete un riferimento per il nostro territorio, ma ormai di voi si parla anche a livello nazionale. Sì, è stato un percorso lungo, difficile, però siamo molto contenti del risultato ottenuto nei giorni precedenti, diciamo. Inaspettato da un punto di vista, perché sport è sempre sport e la gara è sempre gara, soprattutto dopo 7 mesi di lockdown, 7 mesi di stop. Senza poter gareggiare era molto difficile, non era per scontato nostra promozione, però da altro punto di vista penso che è logico perché abbiamo fatto tanto in questi anni insieme con le ragazze, dopo Vittoria racconta anche il suo punto di vista. Io dal mio punto di vista ringrazio anche la società Forte Braccio che ci ha sempre sostenute in questo percorso, ci ha sempre aiutate e continua a aiutarci ovviamente. In quelle che si può fare, insomma, in questo Certo. periodo, anche per esempio dando la possibilità adesso a nostre atlete, nonostante ulteriori restrizioni, non tutti possono allenarsi, noi invece sì, perché abbiamo la nostra palestra. E quindi le ringrazio molto le ginnaste mie. Soprattutto loro perché sono state loro protagoniste di questa vittoria e spero che saranno protagoniste del prossimo campionato di Serie A2 e i loro genitori che sono Bene, non state sempre dimentichiamoci. a loro fianco, sempre, ma non solo in questo traguardo, ma anche in tutto il percorso. Ecco, abbiamo per esempio Vittoria che ha fatto ginnastica più di me addirittura. A Perugia, alla Forte Braccio, sicuramente più di me perché fa quanti anni? 14. 14 anni di ginnastica e finalmente dopo 14 anni penso che il risultato Arrivato. è Insomma, arrivato. Vittoria, 14 anni, probabilmente sei andata lì che eri sul passeggino Sì, sostanzialmente. praticamente da quando avevo 4 anni subito, primo sport, primo amore, la ginnastica ritmica. Senti, come hai vissuto diciamo, questa stagione? Che noi dobbiamo parlare al passato perché ancora dobbiamo parlare al presente, come stai vivendo questa stagione? Perché ancora siete in piena fase. Immagino che anche per te da capitano ottenere questo importante traguardo sia stata una bella soddisfazione. Assolutamente sì, è un po' l'apice della mia carriera, soprattutto era un risultato che volevo tantissimo, perché diciamo mancava solo il campionato di Serie A della mia carriera. E questa stagione è stata da una parte faticosa, ma da una parte molto stimolante, perché
perché comunque iniziare un campionato a febbraio per poi doverlo interrompere 7 mesi non è facile, però allo stesso tempo è molto stimolante perché comunque hai più tempo per perfezionare i tuoi esercizi, hai più tempo per lavorare su te stessa, quindi da una parte sì, molto molto stimolante, anche per le mie compagne ci siamo fatte forza a vicenda, ci siamo sostenute a vicenda, chi magari a volte era un po' più scoraggiata, chi meno, però piano piano ce l'abbiamo fatta, lavorando tutte insieme, tutti i giorni, costantemente. Immagino siamo sotto lockdown a casa vi collegavate. Sì, 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 facciamo video lezioni a casa, era anche molto divertente da una parte, cioè una cosa diversa rispetto al normale. Certo, è stata sicuramente. Le vuoi ricordare un po' chi sono i tuoi compagni di squadra? Almeno certo, lo fai tu sono da capitano. Tabata Barberini, Aurora Messina, in prestito dalla società di Messina, appunto, e Emma Ducci. Bene, questa è la squadra, il quartetto che ha conquistato questo importantissimo traguardo. Una Serie A che, se spesso paragonata agli sport più importanti, è il traguardo, è il sogno di tutti. Immagino che anche per voi lo sarà. Come ci si accinge a preparare un campionato di Serie A? Spesso quando noi parliamo di altri sport, il salto da una categoria cadetta alla Serie A è sempre abbastanza forte, no? Perché magari si ha la sensazione di andare a toccare altri palcoscenici, altre professionalità, diciamo così, anche nella ginnastica ritmica. Diciamo soprattutto differenza in organizzazione del campionato, perché solo in campionato di Serie A noi possiamo prendere in prestito una ginnasta straniera, non solo italiana ma proprio straniera, e tutti gli anni arrivano in Italia tantissimi ginnasti di ginnastica mondiale, stelle, certo, diciamo, che danno anche visibilità, più visibilità a questo sport, fanno più spettacolo, attirano pubblico, e comunque molto interessante anche per noi allenarsi gareggiare insieme con queste ginnaste. Quest'anno un po' particolare, non lo sappiamo se, non dipende da noi se potranno partecipare le ginnaste straniere, però nonostante tutto comunque sono in campionato A2 sono 12 squadre, in campionato A1 anche altre 12, quindi 24 squadre migliori d'Italia, e ovviamente per noi è molto importante. Non penso che la preparazione sarà diversa del solito, perché come dico io sempre a loro, e sono convinta di questo, bisogna semplicemente lavorare duro, tenere sempre i piedi per terra, diciamo, ottenendo un risultato, ottenere risultato è difficile, ma mantenerlo è ancora più difficile, ovviamente aspettative più grandi sempre crescono. Ci siete posti degli obiettivi? Cioè, nel senso, questo era innanzitutto se è un obiettivo che avevate messo in preventivo di raggiungere o se è venuto, diciamo, cammin facendo? Non metto mai obiettivi, io non metto mai obiettivi a loro, mai messi. Dico sempre solo che devono fare bene, devono fare massimo, e se fanno massimo il risultato arriva sicuramente. E in ultimi anni, diciamo, è stato visto che è vero, è così. Se fanno bene, quando fanno bene, quando fanno il massimo prima di tutto in palestra e dopo in gara riescono a mostrare quello che veramente sanno fare, il risultato arriva. Certo. Quindi non c'è, scusi, prego, no. Non c'è proprio obiettivo preciso, rimanere in A2, oppure saremo contenti in ogni caso, saremo contenti, perché le squadre tutte molto forti, siamo curiose, diciamo, io sono curiosa di provare a gareggiare a questo livello e vedere cosa ci porta, diciamo, però obiettivo così. Beh, non mettiamo, non poniamoci, diciamo, in questo momento degli obiettivi, che poi diventa difficile. E il tuo staff è composto anche da Laura Ferri, che oggi... Sì, ho bravissime collaboratrici, diciamo, che mi seguono sempre anche come le ginnaste in tutti questi 8 anni, prima di tutto Laura Ferri, che sta con me a mio fianco dal primo giorno quando sono entrata in palestra e mi aiuta molto, soprattutto anche con settore delle più piccole, diciamo, perché mi dà una mano, perché appunto ci sono tante gare anche con loro, ci sono tante gare anche con quelli che stanno crescendo, che devono dopo
Certo. Fare cambio di generazione, diciamo, quindi la ringrazio molto. C'è un'altra collaboratrice nostra, Maria Melnikova, che anche russa anche lei, bene, come me, che ci aiuta. Bene molto. Che l'hai detto tu il cognome. Sì, abbiamo la nostra coreografa Claudia, che la salutiamo, e abbiamo anche lo staff di ginnastica ritmica ampio di altri settori, silver e promozionale, che è Adriana Galliano, allenatrice storica nostra, che prepara tutte le bambine, lavora con tutte le bambine che vogliono praticare questo sport, indipendentemente dal livello. E abbiamo anche un nuovo componente del nostro staff da quest'anno, ex ginnasta, ex mia allieva, compagna di Vittoria, Rebecca Vinti, che ha fatto anche lei un grande percorso in ginnastica ritmica, la salutiamo anche a lei. Bene, non ci siamo dimenticati di nessuno. Non abbiamo tante volte. Sì, perché ci tenevo a nominare anche Rebecca, perché lei ha fatto, anche lei ha dato un grande contributo a questo risultato, diciamo. Prima di passare a Vittoria, a quale voglio chiedere alcuni aspetti legati appunto a questa passione che è nata per la ginnastica ritmica, se un allenatore, un'allenatrice della ginnastica ritmica si sente più insegnante o coach? Io personalmente mi sento più insegnante. Ok. Ma io penso che questa è una questione personale, siamo un po' diversi, cioè ginnastica ritmica è uno sport particolare perché, per secondo me, ma anche secondo le ginnaste, credo che lo scelgono non solo per la parte sportiva, ma forse più per la parte artistica, parte creativa, perché i nostri esercizi li facciamo con la musica, scelta musicale molto importante, parte artistica molto, molto importante, quindi per me molto importante questo aspetto di nostro sport, credo che anche per le ginnaste. E io sì, mi sento più insegnante che coach, perché comunque per me loro diventano quasi le mie figlie, no? All'interno, certo, di palestra le vedo crescere, quindi per me è importante ogni cosa che fanno in loro vita, non solo all'interno di palestra. Quindi la chiamate prof? Fuori. No, prof, no. No, è insegnante, la chiamate prof. Sì, dai, però adesso veramente fa conto che lei non c'è, ma com'è? È severa, perché insomma dà la sensazione di avere un po' il pugno fermo. No, è severa il giusto, cioè io personalmente trovo che sia giusto essere severi, anche perché se non si è severi da una parte non si raggiungono gli obiettivi. Certo. Però allo stesso tempo è molto, io veramente la vedo anche come una seconda mamma. A volte, forse perché ci passo tanto tempo insieme, forse a volte anche più di mia mamma, però veramente instauri un legame veramente tanto forte con la tua insegnante, soprattutto perché riponi tanta fiducia in lei. È quella che vede te raggiungere i tuoi obiettivi, quindi vede sia le tue debolezze sia le tue gioie, quindi è praticamente parte di te. Certo. Lei ripone fiducia in te e tu riponi fiducia in lei. Molto bello quello che dice, perché fondamentalmente qui non c'è solo un aspetto sportivo, ma subentra anche un aspetto umano, che forse è una base su cui poi si costruisce tutto, perché se c'è questo tipo di rapporto, questa fiducia, tu atleta sei molto più disposta a dare oltre quello che magari sono le tue possibilità. Che cosa, al di là che mi hai detto che hai iniziato praticamente giovanissima, che cos'è che ti piace di questo sport? Cioè puoi utilizzare anche questo, diciamo, approfondimento per portare un messaggio, anche magari io ho due figlie, una di 9 e una di 7 anni, che magari può essere che sentendo di parlare a te possono avere questa ispirazione di avvicinarsi a questa disciplina. Allora, oltre alla parte sì del fisico, comunque è uno sport a 360 gradi dal punto di vista del fisico, per me è uno sport che ti porta tante emozioni dentro, perché solo il semplice fatto di entrare in pedana, quando tu entri in pedana c'è paura, perché comunque hai voglia di far bene, però allo stesso tempo c'è paura di presentarti davanti a una giuria, di presentare tutto il lavoro che hai fatto durante l'anno, e te lo giochi in un minuto e mezzo, quindi o puoi, diciamo, distruggerlo o puoi valorizzarlo tantissimo. Quindi l'emozione che ti provi tanta dentro è tanta, l'adrenalina soprattutto, e quell'adrenalina io non l'ho riprovata da nessuna parte, solo quando entro in pedana. Quindi io personalmente lo consiglio come sport a tutte le ragazze, piccole, grandi che esse siano, non c'è età per iniziare. Certo, è meglio da piccoli, però anche da grandi non è detta che non si possa iniziare.
quindi io lo consiglio. Bene, ti sento parlare con una voce rotta anche dall'emozione, ma è veramente molto bello, mi stai trasmettendo grande energia, ti ripeto, io padre di due bambine ancora piccole, sentendo parlare così te, magari oggi quando torno a casa gli dirò: ragazzi, poi la prossima settimana si va a fare ginnastica ritmica, ma forse così facile non è, però è bello anche sentire dalla viva voce di un atleta, di una bravissima atleta, di un capitano, queste parole che, ripeto, testimoniano veramente l'idea che ci sia qualcosa oltre lo sport, oltre la vittoria, oltre la giuria, cioè c'è quella sorta di famiglia, no? Che si crea in un contesto di un lavoro che vi vede, penso, stare insieme quasi tutti i giorni. Qual è il ritmo dei vostri allenamenti? Diciamo, il gruppo di Serie A ormai si allenano, ma non adesso che sono passate in Serie A da tanto tempo, si allenano tutti i giorni, sei volte in settimana, 3-4 ore, e questo consideriamo poco rispetto a come si allena il resto d'Italia. Certo. Diventa una cosa, questo livello, un lavoro praticamente. Sì, sì, un lavoro, però ripeto, il nostro sport è particolare, non come tutti gli altri. Allenamento di 4 ore non è un allenamento cioè, consiste di tante parti, c'è parte di danza, c'è parte di riscaldamento, c'è parte di allenamento con attrezzi varie, che abbiamo 5 attrezzi piccoli, fune, cerchio, palla, clavette, nastro, e c'è parte di stretching, di scioltezza, di certo, preparazione fisica, atletica, anche questo c'è, quindi in 4 ore diciamo ci sono piccole parti di preparazione che per noi non basta mai, diciamo 4 ore per noi è poco, però le ragazze reggono bene, anche le piccole, anche 10, 11, 12 anni già si allenano più o meno stesse ore come le grandi, forse con pausa, una pausa in più in settimana, però comunque stesse ore reggono benissimo. Poi devo dire che nonostante impegno grande di tante ore, le mie ragazze, soprattutto quelle che fanno agonistica di alto livello, si sono organizzate molto bene anche a scuola. Bene. Devo dire che tutte le mie ginnaste studiano molto bene in scuola, per esempio anche Vittoria adesso già sta pensando di entrare a fare parte di università e le riesce molto bene, e credo che riuscirà anche in futuro, perché quando un atleta, diciamo, organizzato in palestra bene e organizzato dentro di sua testa bene, riesce a organizzarsi anche in altri. È quello, anche quello spirito di sacrificio, no? Che lo sport, diciamo, ti porta a fare, che poi dopo riesce anche a tradurre, giusto? Insomma, esatto. I tuoi risultati immagino che siano eccellenti, esatto, anche sul piano degli studi. Sì, 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 sì. Io diciamo, la scuola viene sempre prima di tutto, si dice, no? Però qui ha messo un po' al pari della ginnastica, almeno dal mio punto di vista. Io so che devo riuscire bene in entrambi, in tutte e due. Sono fatta un po' così, io voglio dare il meglio. Tu sei ancora in età scolare oppure? Sì, io sto facendo l'ultimo anno, il quinto liceo. Quindi io so che devo riuscire bene in entrambi, sia la scuola che lo sport, quindi mi organizzo. Poi se la didattica è a distanza, insomma, esatto, ce la giochiamo un pochino anche meglio, no? Nel senso è tutto più facile. Anzi, magari aiuta che ti rilassi, diciamo che scarichi le fatiche della palestra davanti al computer, sì, facendo la didattica, esatto, a distanza. Facciamo una menzione anche del vostro settore giovanile, se così si può definire, della, sì, parte più... Sì, proprio... Perché immagino che ci sia dietro un'organizzazione, perché quando si arrivano ad ottenere dei risultati così con le prime squadre, evidentemente dietro c'è un serbatoio, un movimento assolutamente altrettanto importante. Sì, assolutamente sì, proprio pochi giorni fa, in fine di settimana scorsa, abbiamo ottenuto un altro titolo, un altro risultato importantissimo anche per me personalmente, ma anche per le ragazze, le nostre piccole, che le chiamiamo così ancora, le piccole allieve, sono diventate vice campionesse italiane, sono arrivate seconde in campionato italiano insieme, con esercizio di 5 palle, sono state veramente bravissime, hanno emozionato pubblico, hanno emozionato giuria, hanno emozionato anche a me, che è difficile. Sei un po' più dura? Sì, io le dico sempre, se piace a me piace anche a altri. Succede, non spesso succede che proprio mi piace quello che fanno, perché lo so il loro massimo e lo vedo oltre
a questi limiti che loro certo credono, quindi per me è difficile che mi piace quelle che fanno al 100%, però questa volta sono state veramente brave e per noi molto importante perché devono crescere, deve crescere nuova generazione, deve prendere il posto di queste grandi ginnaste che prima o poi ovviamente prendono un'altra strada e quindi per sempre mantenere questo livello e speriamo anche migliorarsi, devono crescere anche le piccole. Le nomino? Come no, sono Giulia Antonelli, Gloria Giudice, Ludovica Bussolini, Ludovica Platoni e Eva Pasquino. Bene, anche queste le abbiamo menzionate giustamente perché anche comunque hanno ottenuto un risultato importante. Facevi riferimento alle prospettive che hanno queste atlete, una vittoria alla liscia che capitano che conquista la Serie 2 che comunque è ad altissimi livelli, cosa può aspirare nella sua carriera da ginnasta? Cioè Perugia diventa un ambiente un po' stretto per queste potenzialità, quindi prevedi per lei, adesso magari non ti sentirà il presidente, facciamo finta che non ci sente, ma diciamo dove può arrivare un atleta con queste caratteristiche? Loro credo che prendono aspirazione soprattutto della nostra squadra nazionale italiana che ultimamente, ma già da un po' di anni è una delle migliori squadre del mondo. E quindi questa aspirazione da loro, perché ce l'abbiamo anche una ginnasta umbra di Spoleto in squadra nazionale adesso, Agnese Duranti, loro la conoscono molto bene, lo sanno questo percorso suo e quindi sicuramente loro come ginnaste prendono aspirazione da lì e anch'io come tecnica ho avuto anche... Scusate. Prego. Occasione a conoscere direttrice tecnica nazionale e allenatrice di squadra nazionale Emanuela Maccarani di persona, perché ho avuto modo di lavorare con questa squadra questa estate, 2 settimane, mi sono innamorata completamente in questa squadra e quindi prendiamo ispirazione sicuramente da loro e il massimo di arrivo credo che per loro fare parte prima o poi di questa squadra nazionale, ma anche se non è così, comunque, anche se non succederà, perché comunque sono solo 10 posti in squadra e comunque la vita non è facile per loro, si allenano ancora di più, si allenano 9 ore al giorno, tutti i giorni, quindi non è semplice. Possono fare strada di tecnico, per esempio. Certo. Ti ha già apparecchiato la tavola No, loro facendo questo sport sicuramente, almeno parlo delle mie ginnaste, imparano anche professione, sono sicura. Senti, ma questo inno di Mameli ti suona ogni tanto? Diciamo bella emozione sentirlo, soprattutto quando stai sul gradino più alto del podio. C'è nei tuoi obiettivi, diciamo, questa... Speriamo di sì, incrociamo le dita, speriamo che la prossima gara vada bene. Io sono abbastanza scaramantica, quindi non dico nulla, però spero. Non aggiungiamo altro, perché se tu sei scaramantica non vorremmo fare l'aspetto negativo. Ma una cosa che mi incuriosisce, parlo da neofita, ma un atleta così può essere anche ingaggiata in un'altra società? Cioè è possibile che venga una società importante a livello italiano che magari dice io voglio Vittoria La Liscia? Ormai siamo noi società tra questi più importanti, quindi ovviamente non la diamo a nessuno ormai. Oh bene, questa è una cosa che mi piace, io ho stuzzicato diciamo il tasto giusto per riuscire, perché questo è un po' l'orgoglio anche di noi perugini, no? Di sapere che comunque nel nostro territorio c'è una società importante che diciamo primeggia a livello nazionale la ginnastica ritmica e quindi i suoi migliori talenti, immagino Vittoria tu sei perugina, quindi esatto, possono rimanere a portare in alto i colori della nostra città. Il tempo a nostra disposizione è terminato, è stato per me davvero un piacere, mi sono fatto in questi 25 minuti una cultura rispetto alla vostra realtà. Noi come Sport Perugia vi continueremo a seguire sempre con grande interesse, arrivano comunicazioni da parte della società, quindi come tali noi le riportiamo sempre con puntuale attenzione, siamo anche a disposizione per eventuali approfondimenti qualora lo riterrete opportuno, perché ripeto, ci piace dare spazio
E vi ringraziamo per questo, veramente grazie. Molto importante, grazie. Sì, perché crediamo insomma che lo sport sia sport a 360 gradi, soprattutto a me piace un'idea che in quell'area di Pian di Massiano, noi per esempio nelle ultime puntate abbiamo parlato di baseball, che sta praticamente il campo di fronte a voi, abbiamo parlato di rugby, che sta di fronte a voi, cioè noi abbiamo la fortuna di avere un'area dove all'interno di quell'area ci sono veramente delle tante discipline, ma soprattutto anche tante professionalità. E quindi, essendo appunto Sport Perugia, abbiamo deciso di dare visibilità, e quindi laddove ci saranno ulteriori risultati, questo ve l'auguriamo, noi saremo a disposizione per darne voce e comunicazione, nella speranza che questa che oggi è una 2 diventa una 1 e che delle grandissime atlete come Vittoria Laliscia possano permanere nella nostra città, magari con una prof così severa ma comunque brava, chiaramente sto scherzando. Io vi ringrazio davvero, è stato per me un piacere, grazie, un saluto alla società. Grazie mille, un saluto alla società, a tutte le nostre ginnaste. Ai genitori, mi raccomando, i genitori che sono importantissimi, perché il supporto dei genitori, soprattutto adesso, in questo periodo, è molto molto importante. Per un nuovo appuntamento di Spazio dello Sport non resta che attendere la prossima settimana, continuate a seguirci su sportperugia.it, canali Facebook e YouTube, e anche chiaramente sul canale 13 Rete Sole, perché questi bellissimi approfondimenti li riproponiamo anche in TV. Grazie, alla prossima, ciao!